Buonasera a tutti, benvenuti al mio consueto appuntamento. Dopo la pausa così di ferie fatta. In questo periodo mi ha dato l'opportunità di informarmi e di cercare alcune cose abbastanza interessanti dal mio punto di vista, ma dal punto di vista in generale della specie umana, e di alcune notizie. Così che sono apparse e sfuggono comunque nei media, nel senso che non gli danno un grosso risalto sia alla televisione che ai giornali, ma se lo danno poi alla fine scivola via nei mille altre notizie che sembrano più importanti, come l'emigrazione, come i Twitter dei potenti, di Salvini, di Trump, eccetera. Vabbè, è una di queste, riguarda proprio queste notizie che volevo darvi, riguardano il nostro pianeta. Sappiamo che questo pianeta, la Terra, ci ospita e anziché noi conservarlo nel migliore modo possibile, lo stiamo massacrando. Una notizia che è apparsa il 18 luglio, 18 luglio del 2018, ha passato proprio un trafiletto su tutti i giornali, però è proprio un trafiletto nel senso del consumo del suolo. In Italia la ricerca ambientale dell'ISPRA ha presentato nel luglio 2018 il suo rapporto per quanto riguarda il consumo del territorio. Se ne parla molto, poi, fra l'altro, di dover conservarlo il territorio perché vediamo cosa succede, no? Basta un'abbondante pioggia che franano le montagne, che si parla sempre più di impermeabilizzazione del territorio e via dicendo. Ebbene, l'ISPRA fa il suo rapporto e dice che nell'ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 54 km di territorio, circa 15 ettari al giorno, e noi asfaltiamo o consumiamo il territorio 2 metri quadrati al secondo. Chi ne riporta un po' di più è il manifesto di quel giorno, cioè del 18 luglio, se volete recuperarlo, ma comunque trovate queste notizie sul web. Il manifesto dice che i dati lasciano immaginare che l'unica soluzione vera sia oggi l'arresto immediato del consumo del suolo, perché è vero che la superficie complessiva già compromessa, quindi irreversibile, è pari al 7,65% di quella totale del paese. Ricordiamoci che noi non siamo un paese grandissimo, abbiamo 301.000 km quadrati, però se proporzioniamo questi dati a tutti i paesi, vediamo cosa stiamo facendo a questo nostro pianeta che ci ospita. Il 65 dicevano che la superficie complessiva già compromessa è pari al 7,65 di quella totale del paese, ma è anche vero che alcune regioni superano abbondantemente il 10%, come la Lombardia e il Veneto che noi da dove trasmettiamo. Nell'ultimo anno, dice, le coperture artificiali hanno riguardato altri 54 km quadrati di territorio, e non sono pochi. Circa 15 ettari al giorno o 2 metri quadrati al secondo. È quello che fa più pensare, diceva l'articolo il giornalista, è che non tutte le regioni sono uguali, no? C'è chi lo consuma di più e chi lo consuma di meno. 23.062 km quadrati e
e quindi oltre il 7,65% del totale del paese, ma lo è anche in alcune regioni, superano abbondantemente il 10%, come dicevo prima, la Lombardia con il 12,99% e il Veneto con il 12,35%, e che nel 2017 è in questi territori già compromessi che si è registrata la maggiore variazione di suolo consumato in termini assoluti, più 11,3 km quadrati in Veneto, dove è avvenuto oltre un quinto delle trasformazioni registrate a livello nazionale, più di 6 km quadrati in Lombardia. Vabbè, poi qua si dilunga l'articolo sul fatto del consumo di territorio, eccetera. Ma perché si consuma questo territorio? Il territorio si viene consumato prima di tutto dalle grandi opere. Nel Veneto c'è l'allargamento della 4, c'è l'alta velocità delle ferrovie, ci sono soprattutto le grandi opere, le opere che fanno sì che venga consumato il territorio, ci fanno passare queste opere sempre come importanti, necessarie. Sembra che l'economia, e poi anche qua che economia, l'economia del denaro, senza queste grandi opere non l'umanità non possa vivere. Quando sento anche la diatriba negli ultimi giorni tra Salvini e Di Maio sui costi e benefici della TAV, ma i costi e benefici vengono sempre calcolati sul denaro, non quanto può costare all'umanità, no? La specie umana, trasformazione del territorio, perché poi le grandi opere non fanno nient'altro che tagliare montagne, modificare l'ambiente, e lo vediamo tutti i giorni noi cosa sta succedendo. A fronte di questo asfaltamento o cementificazione, quindi mineralizzazione del territorio, si affianca sempre una notizia di questo periodo, che il clima nel 2017 ha superato i livelli record di CO2, e questa notizia è del 1 agosto di quest'anno. L'allarme clima, il gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo. La media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che è quasi quadruplicata dagli anni 1960. La conferma arriva dal rapporto internazionale States of the Climate, pubblicato dall'American Meteorological Society e redatto dall'Agenzia USA per l'atmosfera e gli oceani, con il contributo di 500 scienziati in 65 paesi. Questa notizia è stata ricavata dal Televideo del 1 agosto del 2018. A fronte di questo, quindi, abbiamo consumo di territorio, aumento di CO2, e sappiamo la CO2 cosa crea, no? Il gas serra. Repubblica del 1 agosto del 2018 dice: il rapporto stilato a Tampa negli Stati Uniti è stato redatto da 450 scienziati di tutto il mondo. Quindi Repubblica riprende la notizia del Televideo che ho letto prima. Alcuni indicatori mostrano che il riscaldamento globale ha accelerato diversi gas serra che contribuiscono al riscaldamento globale del pianeta e ai cambiamenti climatici, hanno raggiunto nel 2017 i livelli record nel mondo. E quanto emerge nel rapporto USA, a cui hanno contribuito 450 scienziati di tutto il mondo. Secondo questo rapporto annuale pubblicato dalla National Oceanic and Atmospheric Agency e dalla American Society of Meteorological
una serie di indicatori mostra che il riscaldamento globale si è accelerato a causa della combustione di energie fossili che aumentano la concentrazione di gas nell'atmosfera nel 2017, anni in cui, scrive Repubblica, Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo internazionale di Parigi sul clima. E questo poi andremo arriviamo alla soluzione, perché succedono tutte queste cose, le diamo una chiave di lettura successivamente. L'altra notizia, che per me è carina, allora, a fronte della cementificazione del territorio, abbiamo letto italiana, cosa appare l'altro giorno, il 25 agosto, se leggete questa notizia tratta dalla Stampa. Che notizia dà la Stampa? Nel paese del buon cibo, metà viene dall'estero. La produzione di carne, pesce e grano è insufficiente per i consumi interni, cioè per i consumi, qua parliamo di Italia, ma alcuni cibi sono contaminati da sostanze chimiche che da noi sono vietate. L'articolo lo potete trovare anche su online, sulla Stampa del 25 agosto. Allora, questo fa sorridere perché, dico sorridere per non piangere, perché ci viene sempre più, no? Sentiamo parlare a pubblicità del cibo made in Italy, del cibo sicuro nazionale, mangia sano, mangia italiano, e poi invece veniamo a scoprire, ma è una scoperta un po' banale, perché bastava fare un po' di calcoli, però alla massa, al pubblico, si danno queste notizie che sfuggono, uno non ci fa una riflessione, no? Allora, come può succedere che c'è un boom di cibo dell'industria agroalimentare italiana, no? E il territorio italiano sta diminuendo come prodotti di genere alimentari. Vi leggo un po' cosa dice l'articolo, che dice: basta una cifra per dare il senso dell'import alimentare italiano, 42 miliardi di euro. Questo è il bilancio totale dei prodotti agroalimentari che il nostro paese ogni anno fa arrivare dall'estero. Una cifra stabile da ormai 4 anni, nonostante il leggero calo, uno 0,5%, registrato nel 2016. Dalle carni al latte, passando per il frumento e il pesce, tutte materie prime che il nostro settore produttivo non riesce a garantire a un'industria alimentare che sulla lavorazione ha costruito il successo del Made in Italy. Da dove quindi vengono queste materie prime? La Coldiretti, e quindi è l'organo, insomma, della produzione agricola, traccia una cartina dell'importazione che va dalla Francia alla Polonia per la carne bovina refrigerata. Cosa importiamo dalla Germania, dalla Slovenia? Arriva il latte. Quasi metà del grano duro fa un viaggio transatlantico dal Canada per giungere fino a noi, oppure qualche migliaio di chilometri in meno si arriva dall'Ucraina. Insomma, l'Europa o meno non fa differenza. Come accade per il caffè grezzo, quello in chicchi per garantirselo in Brasile, le aziende italiane spendono 460 milioni di euro all'anno, e poi ci sono i 170 milioni di euro spesi per le mandorle statunitensi, o i 67 milioni per i crostacei e i molluschi cinesi, materie che costituiscono la base per alcuni dei maggiori marchi alimentari italiani. Attenzione, questo è il bello. Nel dettaglio, la parte del leone le fanno le carni. Il 70% delle proteine ovicaprine, pecore e capre, viene dall'estero, mentre quelle bovine, manzi e vitello si fermano soltanto al 40%. Va un po' meglio per i salumi e la carne suina. Attenti a questi quando sentiremo poi una pubblicità carne italiana, che nonostante la tradizione di insaccati italiani tocca quota il 35%.
diverso il discorso per quanto riguarda il frumento, la pasta nostra, no? Se la pasta è composta per il 50% di grano duro, proviene dall'estero. Il grano tenero, destinato ai panifici, si ferma invece al 30%, così come latte, formaggi e yogurt. E che dire del pesce? Anche in questo caso il Mediterraneo che circonda la nostra penisola non basta. Le aziende italiane spendono oltre 4 miliardi all'anno per pesce, crostacei e molluschi. L'unico settore in cui la produzione interna non sembra temere scarsità è quella degli ortaggi, dove l'1% di zucchine, pomodori, carote e cipolle non cresce e matura nel suolo italiano. È un bel interesse questo, perché anche, soprattutto anche l'agricoltura, che poi adopera la trasformazione e quindi adopera persone per lavorare, e dalle persone, come sappiamo, questa società vive sul plusvalore, cioè il valore che questo lavoro, il lavoro crea più lavoro. Quindi più prodotti di quanti servono chi lavora per vivere, questo plus lavoro viene portato al mercato e viene tradotto in denaro, e il più denaro di quello che viene dato nel salario dei lavoratori è il profitto. Quindi questo serve alla trasformazione per avere il profitto, il guadagno, non serve per quanto serve all'umanità, no? Agli esseri umani viventi, ma serve per produrre sempre di più. E abbiamo visto che queste merci, queste materie prime che non sono prodotte dall'Italia, le facciamo venire dall'estero. E tenendo basso il prezzo dei prodotti alimentari, serve anche a tenere basso il prezzo della forza lavoro, cioè del salario. Se non aumentano i generi di prima necessità, non serve che aumenti anche il salario. Mantenendo basso anche il salario, ci permette poi alla fine che i prodotti che vanno venduti siano concorrenziali nei confronti degli altri paesi. Quindi è una legge economica questa, no? Il salario è quanto, e lo vedete voi empiricamente, quanto prende quanto guadagna, cosiddetto, no? Anche se non è un guadagno, ma è semplicemente un modo, il salario, per recuperare l'energia, per comprare le merci che servono per recuperare l'energia spesa per produrre per 8 ore, 10 ore, 12 ore, e anche per mantenere la famiglia, no? E se questo viene tenuto basso, alla fine anche il prodotto ha un prezzo inferiore degli altri. Quindi l'articolista abbatte una cosa, dice una cosa banale, più marxista del sottoscritto, che dice: come mai una dipendenza che si spiega solo intrecciando tre diversi fattori? Il primo riguarda l'abbattimento dei costi, dove più si cerca sempre di fornirsi da una filiera completamente italiana, ma molto spesso le aziende stanno alla finestra di un mercato globalizzato, dove la concorrenza è falsata da regole di gioco diverse, a partire dal costo del lavoro. Dice quello della Coldiretti. Oltre a questo, si devono tenere in considerazione tecniche di coltivazione diverse, soprattutto nei paesi extraeuropei si utilizzano fitofarmaci da cui da noi, che da noi sono fuori legge. Un esempio è la matrina. Io questo non lo conoscevo, ma ne approfitto per divulgare questa cosa. Si tratta di un diserbante molto utilizzato in Cina, che si estrae da una radice, per cui si ottiene a basso costo e passa pure come sostanza naturale, ma i rischi per la natura, per la salute sono enormi. La seconda ragione che obbliga l'Italia a una forte importazione riguarda la regolamentazione, il primis quello dell'Europa che ci regola le cose, ma soprattutto infine c'è un aspetto agricolo, e torniamo al discorso iniziale, non trascurabile, che riguarda la riduzione della superficie coltivata. In Italia ogni giorno vengono sciupati circa 40 campi di calcio di terreno che potrebbe essere destinato alla coltivazione, una cifra esorbitante, commenta Brasana, che è quello della Coldiretti. Tutto per lasciare spazio a infrastrutture varie, complessi residenziali e centri commerciali che molto spesso sorgono fuori
dai centri abitati, là dove prima era tutta campagna. E quindi torniamo al discorso di prima, no? La cementificazione, il consumo del territorio porta a importare, ma non perché io sia autarchico in questo senso, ad importare merci per soddisfare i bisogni in questo caso dell'Italia. Noi non ce ne accorgiamo perché i supermercati sono stracolmi di merci per mangiare, anzi molti vengono anche buttati via perché si deteriorano nel frattempo, e abbiamo popoli, no, che muoiono di fame e arrivano qui da noi perché lì al loro paese non hanno niente da mangiare. Però noi, attraverso le nostre multinazionali, attraverso la capacità, no, del denaro di comprare quei prodotti a quei paesi, li facciamo morire di fame e poi ci lamentiamo se vengono qui da noi. Per completare l'informazione, sulle 24 ore sempre del 10 agosto 2017, non 2018, dell'altro anno, però i dati sono uguali anche quest'anno, li sentivo l'altro giorno per radio, c'è un export record per il settore alimentare. Quindi non è possibile avere questo, una diminuzione del suolo, e dall'altra parte la possibilità di mantenere una popolazione come la nostra. Però perché questo? Perché il sistema di produzione capitalistico, che si basa sul mercato, no? Questa mano invisibile del mercato, ha bisogno di produrre sempre di più per riuscire a combattere, sconfiggere la concorrenza del produttore uguale di prodotti. E allora abbiamo bisogno, non questo sistema ha bisogno non di pianificare quanto può servire all'umanità, e quindi organizziamo la produzione in base a questo bisogno, ma organizziamo la produzione per sconfiggere la concorrenza, per il mercato. Non importa se poi la merce i prodotti alimentari vanno buttati, ma così possono essere anche tutte le altre, il discorso vale anche per tante altre merci, no? L'importante è che io riesca a sconfiggere la concorrenza e riesca a guadagnare, perché l'obiettivo non è, ripeto, l'umanità, ma è il lavoro. Quindi abbiamo visto prima far lavorare le persone nel settore agroalimentare, perché lavorando nel settore alimentare io ci posso guadagnare profitto e via dicendo. Allora a sto punto mi viene in mente cosa dice Marx nella critica del programma di Gotha, dove per noi, per esempio, sentiamo tutti i giorni dire bisogna produrre di più, bisogna il lavoro è quello che crea ricchezza, bisogna avere un PIL in continua crescita. Non sappiamo il perché, non sappiamo cosa poi dove vada questa pletoria di merci, a chi serve. Sappiamo a chi serve: serve per la concorrenza, per guadagnare e aumentare i profitti. Fronte a questo, no, quando dice il lavoro, no, il lavoro crea ricchezza, il lavoro è la fonte di ogni ricchezza. Questo si diceva nel programma di Gotha, e Marx risponde candidamente che il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza. Ma cosa dice? La natura è la fonte dei valori d'uso, e in questi consiste la ricchezza effettiva. Altrettanto quanto il lavoro, che esso stesso, cioè il lavoro, è soltanto la manifestazione di una forza naturale, la forza lavoro umano. Quella frase si trova in tutti i sillabari, cioè quella della lavoro è la fonte di ogni ricchezza, e intanto è giusta in quanto è sottinteso che il lavoro si esplica con i mezzi e con gli oggetti che si convengono. Ma un programma socialista non deve indulgere a tali espressioni borghesi, tacendo le condizioni che solo danno loro un senso.
e il lavoro dell'uomo diventa fonte di valore d'uso e quindi anche di ricchezza, in quanto l'uomo entra preventivamente in rapporto come proprietario con la natura, fonte di tutti i mezzi e oggetti di lavoro, e la tratta come una cosa che gli appartiene. I borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice soprannaturale, perché dalle condizioni naturali del lavoro ne consegue consegue quell'uomo il quale non ha altra proprietà all'infuori della sua forza lavoro, quindi qua siamo già nel capitalismo, deve essere in tutte le condizioni di società e di civiltà lo schiavo, attenzione, di quegli uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali di lavoro. Egli può lavorare solo, può lavorare solo con loro permesso, cioè dei potenti, quel permesso dei potenti, e quindi può vivere solo il loro permesso. Più chiaro di così, io vorrei concludere questa trasmissione riflettendo su questo: se è il lavoro la fonte di ogni ricchezza o se è invece la natura la fonte di tutti quei valori d'uso, che noi sappiamo che tutto quello che trasformiamo e facciamo viene dalla natura. E noi cosa facciamo purché il mercato e il profitto regni? Ci sarebbe bisogno di una riflessione e di una svolta su questa cosa. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.